se tutti gli uomini fossero musicisti, secondo me avremmo un mondo migliore. Visto che sono nato in chiesa dal fatto che il mio padre era un reverendo e quindi ho fatto il solista, per dire, nei cori delle chiese. Sapete che in Africa noi nasciamo sempre con un po' di tamburi accanto piuttosto che un po' di musica ritmata accanto. Una delle prime canzoni che ho imparato non è proprio una canzone di casa mia, ma è una canzone di un grande musicista. Faceva una roba tipo Jane Yalende Lao, Jane Yalende Lao, sangua su, lo bala su, alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il grande alleluia di Handel, però cantato in lingua o dialetto Douala del Camerun, che è praticamente la lingua della mia mamma. Sapete che il Camerun è chiamato l'Africa in miniatura, perché ci sono tantissimi popoli che passano dal Camerun. La mia musica è quella di métissage, è quella di incontri di popoli, oltre che l'incontro naturale, musicale, degli strumenti e dei suoni. Cantare il métissage non basterà mai, ma non solo la musica, perché la vita è portata a essere métissage. Io ho un bellissimo figlio che è un meticcio, vedo già in lui una ricchezza di due popoli che si sono incontrati, cioè la sua mamma è italiana. Non posso pensare a dei suoni che non siano quelli della natura. Incontro di strumenti, incontro di musicisti, incontro di persone, incontro di suoni. La musica è energia. Energia però condivisa. Non serve tanto piangere e vedere le lacrime e produrre una musica lacrimosa, se si può dire, ma anche la musica gioiosa, cioè cantare Miriam Makeba per ricordarla. Oppure Sa kugasa ki bega. Oh Maria mama Miriam, oh Maria mama Miriam. Vedere che questa cosa qua mi arricchisce e non può che arricchirmi, secondo me se tutti quanti prendessero coscienza che il vicino mi può arricchire, come in genere i musicisti fanno, secondo me la vita sarebbe sicuramente migliore. Un ritornello di una mia musica, un pezzo che ho scritto io, che si chiama The Singer, cioè il cantante, che praticamente racchiude la missione di un cantante piuttosto che di un musicista, e che sarebbe E so mulonghe di Wosenga, o ben so e bolango di Bemba, unguanesso gnola longhe di Tenge, o longosso
e i metodi pein, lambindo, obia la bongo.